avermi invitato e mi scuso prima di tutto con voi per parlare nella mia lingua. Ogni conferenza parte da una premessa che si dà per scontata, cioè da un postulato che non bisogna dimostrare, non perché non se ne possa discutere, ma perché non si può discutere tutto. E il mio postulato riguarda la Chiesa Cattolica, la sua divinità, la sua missione. Se la Chiesa nella sua essenza è divina, vuol dire che essa è immortale, è indistruttibile, è destinata a durare fino alla fine dei secoli e a riuscire vincitrice in tutte le prove e difficoltà che essa può incontrare. Pokojowo, zwracając się do każdego człowieka z osobna. Dlatego
può lasciarsi vivificare dal cristianesimo, ma può anche rifiutare lo spirito del messaggio. E di fronte alla verità del Vangelo che iniziava a diffondersi nel mondo, l'impero romano, che ospitava nel Patto, in una prospettiva di assoluto relativismo, tutti i culti e le false religioni della terra, perseguitò la Chiesa nascente, perseguitò la vera religione come mai aveva fatto per nessuna delle numerose sette che proliferavano in quel tempo. Można być chrześcijaninem. Bycie chrześcijaninem jest winą, za którą zostać ukarany.
la sentenza moderna riproposta da Voltaire nel famigerato trattato sulla tolleranza, nessuna tolleranza per gli intolleranti. Tutto può essere tollerato tranne il cristianesimo, o meglio tranne l'espressione integrale e coerente della vita e della dottrina cristiana. Da allora la storia del cristianesimo è anche la storia delle sue persecuzioni, fino a quelle dei nostri giorni che si rinnovano a ogni angolo della terra. La storia della Chiesa non è solo la storia delle sue grandezze e dei suoi trionfi, è anche la storia delle sue persecuzioni, tanto che San Pio X, chiedendo una volta quali fossero le cosiddette note della Chiesa, cioè le sue caratteristiche fondamentali, e sentendosi rispondere una santa cattolica apostolica, aggiunse e perseguitata. La sentenza annullata, cioè sono 15, zostali spuntresti, przełożona przez Voltaire w traktacie o tolerancji, a oznacza, że nie tolerancja dla ludzi, którzy nie są tolerancyjni. Wszystko może być tolerowane poza chrześcijaństwem. Lepiej powiedząc, poza wyrazem życia chrześcijańskiego i doktryną chrześcijańską. Od tego momentu historia chrześcijańska to historia prześladowań, aż do prześladowań, które mają miejsce dnia dzisiejszego i które cały czas mają miejsce w każdym zakątku ziemi. Historia Kościoła to nie jest tylko historia jego wielkości, jego triumfów, to także historia prześladowań. Aż do tego stopnia, że święty Pius X, zapytany raz o to, jakie są charakterystyki podstawowe chrześcijaństwa, i kiedy usłyszał odpowiedź, że jest jeden święty, że Kościół jest jeden święty, katolicki jest prześladowany i prześladowany. Non abbiamo il tempo di tracciare il quadro delle persecuzioni contemporanee, ma il quadro è vasto e la bibliografia è già abbondante. Ma qui mi interessa soprattutto sottolineare un elemento importante. Questo, le persecuzioni non sono disastri naturali come i terremoti e le alluvioni. Nel caso dei disastri è difficile prevedere le sciagure e soprattutto è impossibile individuarne e combatterne il responsabile. Perché il responsabile è la natura e ciò che dipende dalla natura non dipende dall'uomo ma dipende dai disegni misteriosi di Dio a cui gli uomini non possono che conformare la loro volontà. Nie mamy tutaj czasu na to, żeby wymieniać wszystkie formy prześladowania współczesnego Kościoła, którego bibliografia tych prześladowań jest dość obszerna. Chciałabym za to podkreślić jeden aspekt, a mianowicie to, że prześladowania to nie są katastrofy naturalne. To nie jest tak jak z trzęsieniami ziemi czy powodziami, ponieważ w przypadku katastrof naturalnych nie można tego przewidzieć i nie można też znaleźć osób odpowiedzialnych, bo odpowiedzialne za te katastrofy jest natura, jest nasze środowisko, nie zależy to od człowieka, ale od planów tajemniczych, planów boskich, na to, którym człowiek musi się uporządkować. Le persecuzioni invece sono atti umani deliberati, presuppongono l'esistenza di persecutori, cioè di uomini intelligenti e liberi, mossi